Tutto quello che cerco di fare ogni giorno della mia vita è rimanere il più possibile sulla terra, capito? Proprio attaccata a quello che sono sempre stata. Cosa è cambiato tra, insomma, specchio e la notte? Ma sicuramente tra specchio e la notte sono cambiata principalmente io come persona, non tanto per il successo piuttosto che la fama, queste cose qui, no? Ma più che altro per quella che è la mia vita, cioè sono cresciuta io come persona, sono cambiata, ho conosciuto nuova gente, ho ristretto la cerchia e non lo so, banalmente mi sono lasciata con una persona, ne ho incontrate di nuove, cioè proprio la crescita di qualsiasi ragazzo tra i 18 e i 21 anni per me è uguale, semplicemente che poi si riversa in musica e questa è la base. È cambiato anche il modo in cui ci lavori adesso, ai testi, alla musica, fai più attenzione a determinate cose. Assolutamente sì, io credo che la crescita musicale avviene con l'esperienza alla fine, no? Cioè, al mio quarto progetto, dopo due EP e un disco, anche il mio approccio al lavoro è molto più serio, è molto più consapevole e crescendo come persona e quindi crescendo quello che è anche banalmente il mio intelletto, la mia capacità di stare al mondo. Magari scrivo delle cose diversamente, ascoltando nuova musica, prendo nuove ispirazioni e via dicendo. Preferisco continuare a scrivere sempre da sola, a prescindere che sia a casa, stanza d'hotel o una qualsiasi altra cosa, comunque da sola. Poi ovviamente ho il mio produttore che è il più fidato di tutti, che è quello che poi lavora sempre alla maggior parte delle canzoni, che è Daniele Winnie the Pooh. E quindi lui sicuramente poi mi consiglia, mi dice guarda questo è meglio così, questo è meglio in un altro modo, però diciamo che banalmente e principalmente io riesco ad avere sempre un'idea, una bozza su quasi tutto quello che scrivo, cioè per me il testo e la musicalità vanno veramente a braccetto, cioè quando mi viene in mente una melodia cerco sempre di matchare parole che poi ci possano stare bene, però è sempre una cosa che viene insieme. Io credo che, e questa cosa credo che si veda dai miei primissimi progetti, l'intimità delle mie canzoni è molto notturna e quindi gli scenari all'80% nelle mie canzoni sono sempre introspettivi, cioè sempre molto intimi. Io ho deciso di chiamare il disco La Notte dopo aver ascoltato quei 10 brani che avevo ed essermi resa conto che effettivamente in ogni brano io pronunciavo almeno una volta la parola notte. Senti, le caramelle alla fragola è tipo lo sciroppo che cade basso dentro la Mezzo, bocca. mezzo, mezzo sì. Caramella è una delle canzoni su cui mi sono fatta più un viaggio, diciamo, ma non un viaggio tipo che ero sotto effetto di qualcosa mentre l'ho scritta, cioè zero. Diciamo che io ho avuto un periodo verso fine dell'anno scorso, novembre, dicembre dell'anno scorso, in cui stavo affrontando molti cambiamenti perché ho comprato casa, quindi stavo iniziando a fare i lavori nella mia casa nuova, però intanto vivevo nella mia casa vecchia, ero entrata a Sanremo, quindi era comunque un periodo molto stressante e in quella che era la mia vecchia casa dove ero in affitto mi iniziavo sempre di più a rendere conto che entravano ed uscivano persone veramente troppo random nella mia vita, no? Cioè, arrivava l'amico di amico che veniva a casa mia senza nemmeno presentarsi, cioè non avevo mai un momento per me dentro quella casa lì, c'era tipo un porto di mare, ok? Allo stesso tempo, sempre in quel periodo lì, è capitato che sono andata al concerto di un mio amico di Villa Banks e c'era un altro mio amico che aveva queste caramelline al THC e io tra l'altro le ho provate quella volta e basta e le presi e mi ricordo che inizialmente non mi fecero effetto. E poi invece dopo 3-4 ore mi sono iniziata a sentire molto sollevata, ero molto presa bene, no? E quindi io ho praticamente unito due sensazioni in una canzone. Ho detto, cavolo, quando mi sento schiacciata dalla mia stessa casa, che è piena di gente, non riesco mai a trovare un momento per me, infatti parlo molto a me stessa nel pezzo, vorrei sempre sentirmi come mi sono sentita quella sera lì. Com'è stato passare da ragazza di borgata, tu proprio ti sei definita ragazza di Sì, di Chiara, periferia, però, cioè di esatto, di periferia, proprio periferia, di un'altra città. in pochissimo tempo, e come dicevi tu, anche in età giovanissima, a Sanremo, attenzioni, casino, insomma, C'è chi sta comodo col fatto che
a certe agevolazioni perché è X. Io invece, per assurdo, tutto quello che cerco di fare ogni giorno della mia vita è rimanere il più possibile sulla terra, capito? Proprio attaccata a quello che sono sempre stata, cioè cerco di fare veramente le cose più normali del mondo. È ovvio che poi, soprattutto per i pischelli che hanno la mia età, i miei amici di una vita o i miei amici più nuovi, diciamo, è tipo una follia, no? Pensare che poi anch'io possa avere i miei inceppi o comunque possa trovarmi in difficoltà per determinate cose, perché comunque ti immagini che a 21 anni ti sei comprata una casa, sei famosa, hai i soldi, capito? Quindi è tutto così. Invece io, ad esempio, soffro un botto il fatto che non vado all'università, per dirti. Sono anche molto contenta che sia andata così, credo di essere stata con un po' di fortuna e un po' di talento e poi al posto giusto, al momento giusto, poi comunque è una cosa che sono contenta che mi sia arrivata, no? E soprattutto che mi sia arrivata nel periodo del Covid, che invece era il momento più disarmante per tutti quanti. Interessante la tua università, proprio conoscendo la tua, invece a un certo punto hai mollato la scuola pubblica e hai detto basta. In realtà ti posso dire, io a scuola, i primi 4 anni di liceo, sono stata una bomba, cioè ho la fortuna di aver avuto una classe al liceo incredibile, cioè tutti amici, io poi proprio in classe ero nel giro giusto, cioè con le persone proprio belle, simpatiche, eravamo un grande gruppo e ad oggi tutti i miei amici più importanti sono tutti amici del liceo. Diciamo che io ho avuto un periodo in cui sono andata a vivere in Brasile, ho vissuto in Brasile 4 mesi perché ho fatto uno scambio culturale, comunque avevo preso una piccola borsa di studio, tutto bello, però in quel periodo lì non solo sono stata in Brasile da agosto a novembre, era il 2018, io avevo 16 anni, cioè ero proprio una bambina, ma oltre a ciò ricoverarono mio fratello per dei problemi, diciamo, fisici, psicologici, quindi io tornai dal Brasile che, uno, essendo in un liceo classico, comunque i professori non erano mega contenti che io fossi andata in Brasile. Quindi non erano apertissimi. Due, comunque ero tornata da 4 mesi dall'altra parte del mondo, quindi avevo bisogno di un attimo. Tre, comunque in famiglia non andava bene per tutta questa cosa di mio fratello, perché poi lui è rimasto ricoverato per un bel po' anche quando sono tornata. Quindi diciamo che io mi sono automaticamente allontanata un po' dalla scuola perché non sentivo molto supporto da parte dei professori, quindi ho litigato con tutti. Poi c'è stato il Covid. Io ho ripetuto l'anno sempre in quella scuola lì, in quel classico lì. Poi però, grazie a Dio, con il Covid, diciamo, è iniziata anche un po' la mia carriera, quindi ho proprio lasciato la scuola pubblica, l'ho finita una privata. Ad oggi andrei all'università, magari anche che dici vai fuori corso, perché è palese che vai fuori corso, però magari, essendo una persona molto curiosa, avrei quello stimolo in più di dire vabbè, dai, apriamo un libro di filosofia. Dire perché mi piacerebbe fare filosofia. Prima parlavi appunto di tuo fratello, parli della tua vita privata. Esiste il peso del parlare delle altre persone da persona, diciamo, con una voce, con un'autorità? Mi è capitato che venisse messa in mezzo la mia ragazza attuale, che invece non è nessuno per il popolo dei social, cioè fa l'università, lavora, cioè si fa i cazzi suoi, e mi è capitato che venisse messa in mezzo da terzi magari anche importanti sui social, no? Sanremo quanto ha peggiorato questa cosa o in qualche modo migliorato l'esposizione sanremese? Ma ti posso dire, in realtà ovviamente c'è la grande differenza, è che mi riconosce tipo 10 volte più la gente, cioè questo è ovvio, mi riconosce la nonna, la mamma, cioè quello ok. Il resto mi sembra che sia stato abbastanza tranquillo, cioè le persone che mi volevano bene sono rimaste, nuove persone mi hanno iniziato a seguire, non in maniera così esponenziale che dici non posso uscire di casa, cioè tranquilla. Ovviamente Sanremo ha moltiplicato esponenzialmente anche le critiche, ovviamente, e quindi diciamo che ovviamente non è facile poi riuscire a gestire il fatto che sei comunque un personaggio pubblico e qualsiasi cosa tu dica viene attaccata non solo dai tuoi fan più stretti, ma da tutti.